Clima Ambiente AMIU, con l'appoggio dell'amministrazione Melucci, intende licenziare 57 dipendenti dell'AMIU perché non avrebbero più i requisiti fisici e non sarebbero ricollocabili. Significa mandare a casa 57 persone e mettere sul lastrico 57 famiglie. Vediamo cosa dicono i consiglieri di maggioranza, i consiglieri dell'amministrazione Melucci, quelli che dicono di essere vicini ai lavoratori. Noi abbiamo presentato, io, il consigliere Battisti e altri rappresentanti dell'opposizione, un ordine del giorno per far sì che questi 57 licenziamenti non avvengano più. Vediamo, noi li stiamo invitando a firmare, vediamo cosa faranno. Sono proprio curioso di vedere questi amici del popolo, questi amici dei lavoratori, solo a parole però. Guardate, guardate, guardate uno per uno cosa dicono e come scappano, come si defilano. La patata dei 57 licenziamenti è assai bollente. Consigliere Fiusco, salviamo 57 famiglie di dipendenti AMIU, stiamo presentando un bell'ordine del giorno, mettiamo una firmetta e aiutiamo questa gente. Su, consigliere, ma noi li salviamo. Penna, carta e calamari. Presidente, scriviamo Fiusco Giuseppe, posso scrivere una firmetta? È un modo di aiutare questa gente. Ma noi lo stiamo già facendo. Vabbè, no, ma c'è un ordine del giorno, perché non lo sottoscriviamo insieme? Bipartisan, maggioranza e opposizione, per salvare i lavoratori. Allora, intanto noi ho rilasciato io delle interviste dicendo che comunque dobbiamo studiare caso per caso, cioè ci sono dei casi dove magari è giusto anche che si licenzi le persone, perché dove c'è il superamento del comporto la legge dispone che bisogna mandare a casa. Non vuol firmare. Non firmo. Una bella iniziativa, io vorrei che fosse bipartisan. Stiamo presentando un ordine del giorno per salvare 57 dipendenti dell'AMIU. Una firma bipartisan per aiutare la gente, a prescindere dal colore di maggioranza o di opposizione, salviamo chi soffre, no? Tu sai che ho un rapporto assolutamente di grande rispetto e forse considero sempre ciò che l'opposizione dice, benissimo, nel rispetto di tutti. È evidente che quella dei 57 dipendenti di Chima è una situazione che riguarda degli esuberi rispetto alle persone che sono inabili al lavoro, anche attraverso, sono state dichiarate con delle sentenze. È una storia sulla quale l'amministrazione ci sta lavorando. Capiremo, sì, però evitiamo il taglio. Poi, perché sa cosa, gli invalidi che vengono buttati a mare, è brutto, no? No, no, perché il nuovo contratto di servizio prevederà anche la possibilità di reintegrare queste persone. Vabbè, che facciamo? Prima li buttiamo a mare e poi li salviamo. Noi li stiamo buttando a mare. Quando si licenziano si buttano a mare. Ti posso assicurare che come forza politica siamo molto attenti alle sorti di tutti i lavoratori e soprattutto siamo anche contrari alla precarietà che riguarda tutti. Il licenziamento crea precarietà o no? Sono delle procedure che adesso saranno anche nuovamente attenzionate anche con la nostra collaborazione. Benissimo, quindi siamo d'accordo, consigliere. Collega consigliere, siamo d'accordo. Una firmetta è un modo per essere vicini e uniti, così combattiamo insieme l'antipolitica. Tu sai, Luigi, che io le questioni le approfondisco. Non è che Melucci si arrabbia se firma, no? Firmi. Guarda, io con il sindaco ho un rapporto di assoluta... Sì, lo so, ma lui è un po' incazzoso, il sindaco. No, no, non si tratta, come non lo è stato mai, non lo è stato e credo che non lo sarà mai, perché quando c'è stima e correttezza e si lavora per la città, poi anche indipendentemente dalle visioni, non si incazza nessuno. Consigliere, collega, Mario, non vuoi firmare? No, no, non è che non voglio firmare, sicuramente tu sai che la nostra forza politica, collega, ha un assessore, carta, penna, una, tu sai perfettamente che la nostra forza politica ha un assessore, tra l'altro, che è sul pezzo, sul tema, quindi ci stiamo lavorando come forza politica. Però non vuole firmare, Mario Odone non vuole firmare. Non la chiudere così. No. Mario Odone ti dice, come forza politica del Movimento 5 Stelle, che si impegnerà, per ora non vuole firmare. Per ora non vuole firmare. Per ora non vuole perché firmare. La situazione è in profondità. Per ora non vuole firmare. Luigi, stiamo approfondendo la situazione. Non vuole firmare, per ora non vuole firmare. Morale della FAO, lo vuole firmare. Buongiorno. Allora, una bella iniziativa. Salviamo 57 dipendenti dell'AMIU. Un ordine del giorno. Voi se, no, firmate, Pasquinelli, li abbiamo salvati. Perché non firmate? No, quei 57, gli esuberi, quelli che sono inabili al lavoro, considerati inabili al lavoro. Ne parleremo. Una firmetta. Bisogna essere vicini ai lavoratori. L'opposizione. Un ordine del giorno bipartisan, no, firmato da tutti, da chi vuole firmare. Chi vuole firmare? Ma può essere... No, voi dovete difendere i lavoratori.
Quando voi non li difendete. I lavoratori. Non vuole firmare. Sappiamo noi. Comunque. Lavoratori dell'AMIU, Tribbia non vuole firmare contro il vostro licenziamento. Che vi devo dire? È libero di farlo. Salviamo 57 famiglie? Lui, è una cosa bella, dai. Non è così, non è così semplice. No, non ho detto che non è possibile, li salveremo. E salviamoli non licenziandoli, no? Eliminiamo il problema all'origine. Li salviamo collocandoli diversamente, ci saranno gli spazi. Ma evitiamo di licenziarli, no? Se ho detto che li salviamo collocandoli diversamente. L'AMIU ha detto che non sono collocabili. Sì, vediamo adesso col contratto di servizio. Comunque, firmiamo e diamo più impulso. Collega Castronovi. Abbiamo la discussione in commissione. Non vuole firmare. Qui c'è un ordine del giorno e puoi firmare. Io ti posso assicurare che in quella commissione dovremo cercare le soluzioni. No, non vuole firmare. Vuole firmare? Non vuole firmare. È libero. Consigliera, stiamo raccogliendo le firme per salvare 57 dipendenti. Una firmetta. Consigliera, una firmetta. Salviamo. Sono malate e ho bisogno di curarmi. Sicuri. Però salvi 57 persone. 57 persone. 57 persone stanno morendo. Voi li state mandando a casa. La voi di maggioranza. Consigliere De Martino, una bella firma. Per salvare 57 famiglie. Tu lo sai che questo non è il luogo per... Ordine del giorno. Solidarietà massima per i lavoratori. Se sapesse fare almeno il giornalista, guarda. No, qui sono consigliere comunale, non equivochiamo. No. Lo sai fare tu? Dicendo che la gente... Dicendo che io puzzo, lo sai fare tu? Mi hai chiesto una ragione per la quale non ti stavi allontanando e ti ho detto fa troppo caldo, per favore ti puoi allontanare? Perché? Perché puzzo? No, perché io puzzo. Io puzzo. Ah. Ti dici la verità perché in quel momento... Ma non me ne ora puzzo no? Ora puzzo no? Salviamo 57 famiglie, consigliere? Li salviamo? Quando imparerai a comportarti... E tu sei di sinistra? E tu dici di essere di sinistra? Gli amici del popolo che mandano a casa 57 dipendenti.